Dunque l'organizzazione criminale, lo Stato, le autorità monetarie e le autorità istituzionali negano la realtà, impediscono al libero mercato di fare il loro lavoro, cioè impediscono quel processo di aggiustamento di mercato e lo fanno proprio attraverso le politiche economiche cosiddette antidepressive dei governi. In particolare lo Stato tenterà di risolvere i problemi creati dall'espansione artificiale del credito con ulteriore espansione artificiale del credito, producendo ulteriori cicli di boom e bust. Come dice Hayek, combattere la depressione economica attraverso l'espansione forzata del credito vuol dire curare il male attraverso le stesse misure che lo hanno prodotto. Come dire, un paziente è stato avvelenato e per curarlo lo si avvelena ancora di più, oppure un tossicodipendente per curarlo gli si dà ancora più droga. Il problema è causato dalla distorsione della struttura produttiva e si va a creare ancora maggiore distorsione. Curare il male con le stesse misure che lo hanno prodotto ripeterà il processo distruttivo a un livello più profondo. Il conto con la realtà viene rinviato con costi esponenzialmente sempre maggiori. Il rinvio non può andare avanti all'infinito. Quando i problemi creati dall'inflazione monetaria non potranno più essere rinviati ancora con maggiore inflazione monetaria, arriva il collasso. E può essere un collasso costruttivo oppure un collasso distruttivo. Il collasso costruttivo è una crisi di enormi proporzioni che curerà il sistema economico dalle enormi distorsioni prodotte dall'interventismo. E invece il collasso distruttivo è l'iperinflazione, il collasso distruttivo dell'intero sistema monetario. Il boom può durare soltanto finché l'espansione del credito prosegue a un ritmo sempre più accelerato. La bolla si ferma nel momento in cui scoppia, nel momento in cui le quantità addizionali di mezzi fiduciari non sono più gettate sul mercato del credito. Non può durare per sempre. Ci sono infatti barriere che impediscono l'espansione senza limiti del credito in circolazione e questo porterebbe al crack up boom, cioè le persone spenderebbero immediatamente il denaro in qualsiasi cosa di reale e durevole pur di limitare i danni della repentina perdita di potere d'acquisto della moneta. E questo porterà al collasso dell'intero sistema monetario. La cosiddetta ripresa ciclica è una fase di boom. È il tentativo da parte dell'organizzazione criminale e le istituzioni di risolvere i problemi causati dall'espansione artificiale del credito con ancora maggiore dosi di espansione artificiale del credito. Inevitabilmente a questa bolla segue un bust, una crisi. Perciò quello che si chiama ripresa è il momento in cui vengono fatti ulteriori errori imprenditoriali causati dall'ulteriore espansione artificiale del credito. Ecco perché la ripresa ciclica è un fenomeno opposto alla crescita strutturale. Durante la crescita strutturale, infatti, grazie al coordinamento fra risparmi e investimenti, il coordinamento svolto dal tasso di interesse, si ha creazione di ricchezza. Al contrario, la ripresa ciclica è la fase in cui, siccome l'espansione artificiale del credito impedisce al tasso di interesse di svolgere la sua funzione di coordinamento fra risparmi e investimenti, vengono fatti ulteriori investimenti economicamente non sostenibili e quindi vengono gettate le basi per ulteriore distruzione di ricchezza. Birindelli fa notare che anche una minima espansione artificiale del credito può produrre, anzi produce nel tempo, effetti sistemici devastanti. Nel tempo anche piccole espansioni artificiali del credito hanno un effetto cumulativo sull'allocazione delle risorse, infatti vengono fuori allocazioni sbagliate delle risorse che nel tempo si accumulano. La stampa mainstream innanzitutto molto spesso, nella maggior parte dei casi, non è in grado di distinguere e di capire la differenza fra crescita strutturale e ripresa ciclica e confonde i due concetti, che sono invece uno l'opposto dell'altro quasi. Ma anche se si rendesse conto e ne fosse consapevole, non potrebbe mai rendere esplicita questa verità. Se lo facesse, diventerebbe chiaro che l'espansione artificiale del credito supportata da tutte le istituzioni sta portando al collasso sistemico. Tra l'altro, fa notare Birindelli, gli stati in molti casi finanziano la stampa mainstream e in cambio la stampa si fa strumento di diffusione e di propaganda a vantaggio degli stati. Qui vediamo un'immagine presa da vari giornali che praticamente ogni anno danno la ripresa per sicura. Leggiamo qualche titolo: Confindustria, Italia in recessione ma nel 2009 la ripresa. Berlusconi, ripresa nel 2010 purché tutti siano ottimisti. Ripresa nel 2011 ma ancora sacrifici. Draghi, ripresa nel 2012.
Governo rassicura, ripresa nel 2013, Draghi ripresa nel 2014.